Buongiorno Carletta. Buongiorno, sor Antonio. Cara Adelaide, come stai, Don Annibale, come volete che sto? Dopo aver solo le brutte diventano vecchie. Tutte le nonne vorrebbero essere pure come la me. Nipote è carina. Tiene gli stessi occhi tu. Grazie, Don Annibale. Beh, ciao. Arrivederci. Fra Bartolomeo, 24, era giusto. Ah, bene. Augusto! Un'altra fermata, qui pare la via Crucis, se pare. Soragù, Soragù, c'è il signor principe. Augusto! Guarda che è l'una, ci parli dopo. Ah, adesso, che quando attacchi con Augusto mi diverto. Augusto! Calmate, che vuoi? Ma è possibile che non sai fare nemmeno il tuo mestiere? Tu non ce l'hai avuto mai un mestiere, perché? Che c'è? Piezze! Ti ho detto di mandarmi due operai, mi hai mandato due lavativi. Lo scaldabagno di casa mia lo devi aggiustare tu personalmente. Hai capito male? Io ci sono venuto già un mese fa e ti ho detto di buttarlo. Una cosa che si rompe dopo un mese vuol dire che non era stata riparata bene. No, vuol dire che lo devi buttare. Per farti fare un nuovo impianto e così ti arricchisci alle mie spalle. Ah, principe, la vuoi sapere, papale papale? Me sono stufato. Te l'ho già riparato 7 volte quel catorce. Adesso basta, a casa tua non ci vengo più. E chi se ne frega? Ora, adesso sono io che ti proibisco di venire. Lo scaldabagno me lo riparo da me, perché come stagnaro sono 100.000 volte più bravo di te, che sei vecchio e ti sei rincredinito. Che bel divertimento. Io mi sono rincredinito, ma tu ci sei sempre stato. Forse per via di quelle botte che te davo in testa quando eri ragazzino. Perché ti sei dimenticato quante volte ti ho mandato a casa con gli occhi abbottati che sembravano due meloni? Sì, me lo ricordo. Ma quante ne hai beccate? Ma quante ne hai prese? E quante ve ne davo a Poldino a tutti e due? Ma come le piglieresti ancora? Allora siamo intesi, eh? In casa mia non ci metti più piede. Ma chi ce lo può mettere? Lo scaldabagno me lo riparo da me. È meglio che lo butti. Me lo riparo da me. Buttelo! Da me! Buttelo! Ah, meno male. Signorina, scusi, sa, permette una parola. E su, guarda, sia buona, no? E diglielo tu alla signorina, che io sono tutto. È possibile che a Roma se non solo due non si mangia. E fate innovazioni, abbellimenti, ma metterneo. Non sia così cattivo, non mi faccia soffrire. Guardi, se lei esce... Mannaggia, che botta, oh. Che c'ho, il sangue? Che fai, hai vinto? Invece di 7, 12 e 28 è uscito 7, 13 e 38. E ti sta bene, te va a fidare del frate. Sono 20 anni che te lo sogni, quel frataccio che non ci azzecca mai. Ma che te credi che i soldi io li vado a rubare? 1.000 lire buttatelo. Oh, st'altro sabato se l'andiamo a beva la faccia del frate. Dici sempre così, invece. Beh, il 7 è uscito. In fondo mi sono sbagliato solo di 2 numeri. Che sarà mai? Andiamo. Però stavolta ci si era quasi avvicinato. Sì, ci si era avvicinato, capirai. Andiamo, va. La cadenza del 28 era giusta. Non uscivo al quinto posto da 10 anni e mezzo. Boh, eccolo! Ancora con lo scaldabagno. Ma è cocciuto, sa. L'ora è arrivata! E domani le faccio tagliare a testa a tutti, ordine dalla regina, nelle fogne come i sorci. Uno solo ce n'era, uno solo. E mica uno schifoso come voi! E mo che se n'è andato! Non me posso fidare più di nessuno. I sentiti tamburi delle guardie reali vengono dalla regina. Bene. Stanotte sono stato a parlare con Pellegrino Rossi. E chi è? Ma come chi è? L'avvocato di Pio Nono, un cervellone così, mi ha detto che i permessi per costruire questa specie di mercato generale non li possono dare. Ah, ecco il parassita. Carino lui. Si lascia menare per il naso da quella baga... Ce lo spingi a vendere. Federico? Sì? I soldi. Ah, grazie. Ricordati che devi mettere la benzina. Il miserabile ha già firmato. E che vuol dire? Oggi quelli quando si vedono negare i permessi, il palazzo non lo comprano più. Pellegrino Rossi è stato esplicito. Ha scartabellato 10 codici e ha detto non li possono dare i permessi. È illegale. Bye bye. 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 Dice bye. Dia tranquilla che non avevo mai sfasciato niente. Speriamo. Signori, ci avevamo nient'altro? No, per oggi no. Il resto lo prendete domani. Via. Ti decidi? No, non ci vado, è uno scomunicato. Cosa dell'altro mondo? Conosce una persona che può salvarci e si preoccupa se è scomunicato o no. Trattatela bene, mi raccomando. Era così dolce. E a quella povera creatura non ci pensi, Scacciato dalla casa di suo fratello, dalla quale fu già strappato in tenera età.
e che ora è costretto ad abbandonare per sempre. Senza che fai tanto la commedia, ti ho detto che non posso e non voglio. È un miscredente e un bestemmiatore, non posso. Dai, fra Bartolomeo, non vengo, su. Ho detto che non vengo. Abbiamo non vengo. Anche il camion che ci porta. Altro che camion, non vengo, non vengo. Finito? Ho detto di no ed è no, va. Però ammazzali sti divani antichi quanto pesano. E che? Sono bottiti d'esercito. Andiamo che dobbiamo arrivare qua. Ma quell'infedele non c'entra mai. Posso venire anch'io? Eh? Ah, queste non sono cose da bambini, tu stai qui. Allora andate a dormire. Sì, ecco, lo vedi la tua compagnia. Oh. Sono le 7 del mattino, è un nuovo giorno di lavoro. In questa strada, in un grande appartamento di questo vecchio palazzo, abita la famiglia Biagi, rinomata nel quartiere per le sue macellerie. Una famiglia di tutti macellai, tutti meno uno. Lui studia canto. Ecco perché al mattino, quando gli altri si preparano per andare a lavorare, lui dorme. Oh, Alessandro, ma che fai? Cos'è questo tremuoto, babbo? Babbo... Scusa, Rodolfo, ma gli è scivolato il cassetto del commò. Scusa, pure le scuse adesso. Certo, deve dormire. Fino a mezzogiorno. E stava riposando? Accidenti a me al giorno che io ho fatto sposare mia figlia. Ma dimmi tu se uno deve subire una situazione simile. Uno dentro casa sua non ha più padrone e fa cascare un cassetto. Io mi sto zitto per non far soffrire quella ragazzina, eh. Oh, Marina, Marina, se non ci fossi tu. È alzato, signor Rodolfo. Addio, caro. Do si do mi sol, do si do mi la, sol, si do re, do si fa sol, fa mi re, do mi do si, mi do la, mi do si, mi do sol, la si do re, mi fa sol, fa mi sol, do. Vicilio, la bomba! A quando il debutto? Quando meno te l'aspetti, amico. Ah. Darò due poltrone a lei, generale. E chi è lei? Rodolfo il pazzo! Straniero, vergognone! E dove l'occasione? Qui sempre a sera. Va! Porta fucil, spara fucil. Buongiorno, babbo. Bene alzato. Questa mattina mi sono alzale, avete fatto gran tremuoto in quella... Ci devi scusare, sai. Ecco la bomba. Grazie, Rodolfo. Vedi come il maritino pensa alla sua mogliettina? Babbo, il filetto per il maestro? Ecco il filetto per il maestro. Ah, grazie, babbo. Senti, volevo dire di al maestro che sta storia del filetto deve finire. Basta ormai, ha stufato. Ah, bene, ha fatto bene a dirmelo, glielo dirò senz'altro. Ecco, glielo devi dire. Il filetto basta. Basta, ha stufato. Ha stufato, solo stufato. Stufato. E come lo deve cucinare con il seitan? No, no, ma io volevo... Piuttosto, no. Sono tretti. Ma perché, devono essere per forza tretti? Tretti, un'ora di lezione sono no, tretti. No, ma io volevo... Ma ti pare giusto, Marina? Ma lo sai quanto prende agli altri allievi il maestro d'Aragona? Altro che filetto. Ma ogni tanto vuole anche dei soldi, sono già 3 anni. È proprio per questo, sono 3 anni che mi dà lezione. In fondo è noi, che cosa gli abbiamo dato? Vai, Rodolfo, che fai? Faglielo capire tu al babbo, Marina. Arrivederci, babbo. Cosa c'è per pranzo oggi? Abbiamo i cappelletti in brodo, ma se i cappelletti non ti vanno, lo dici, ti facciamo un'altra cosa. Boh, vada per i cappelletti.